Immagina di essere in una stanza con i migliori analisti e investitori del mondo. È quello che ho chiesto all'intelligenza artificiale per capire proprio la situazione attuale. Siamo sotto approvazione di Bitcoin Spot ETF. È una cosa che succede per la prima volta nella storia del mercato delle criptovalute. Abbiamo grandissime istituzioni che vogliono questi ETF, come BlackRock. Quindi io, che non faccio ancora parte, purtroppo, dei migliori investitori e analisti del mondo, ho proprio chiesto cosa farebbero queste persone. E ricordiamoci che ci sono tantissime altre cose da considerare in questo anno o in questo ciclo di mercato. Non c'è semplicemente il Bitcoin Spot ETF che va a trascinare tutto il mercato. Infatti, tra aprile e maggio 2024 ci sarà proprio l'halving di Bitcoin. La ricompensa dei blocchi passerà proprio a 3,125 Bitcoin per blocco. Oltre a questo, a livello ciclico, se contiamo i cicli di 4 anni di Bitcoin, ti ho già spiegato in un altro video, te lo lascio nelle schede perché è molto interessante, la questione proprio dei cicli temporali, siamo a cavallo tra l'anno di preparazione e l'anno dei massimi storici di Bitcoin. Questo che cosa può influire? Soprattutto considerando che il massimo di Bitcoin potrebbe arrivare, secondo questi cicli di 4 anni, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Oltre a questo, per avere un'analisi più approfondita e completa, dobbiamo ricordarci che il 2024 è un anno elettorale e ci saranno le 60esime elezioni a novembre del 2024. Stiamo passando forse da un presidente democratico che è Biden, di nuovo a uno repubblicano? Di nuovo uno democratico? Vedremo che cosa succederà, non lo sappiamo ancora, sappiamo solo quali sono i presidenti che si stanno candidando e uno tra questi è ancora Trump, che abbiamo avuto nel ciclo tra virgolette precedente dei presidenti. Ma quando è che abbiamo avuto le prime mani avanti su un Bitcoin Spot ETF? Si tratta quasi di un anno fa, a giugno 2023, è quando proprio BlackRock si è lanciata. Prima c'erano un po' di istituzioni, tra virgolette, un po' più piccole. Ovviamente BlackRock è un colosso e non possiamo metterlo sullo stesso piano, è veramente un passo in più, se non molti più passi in più. E quindi proprio da giugno 2023 ad oggi, il nostro caro Bitcoin è passato da $25.000 al prezzo in cui sto registrando $46,000-$47.000. È veramente un bel salto avanti, quasi un 100% di profitto. Inoltre sappiamo anche che ogni proposta che c'è stata, mese dopo mese, due mesi dopo due mesi, eccetera, è sempre stata rimandata fino ad ora, che potrebbe essere proprio l'ultima data per un Bitcoin Spot ETF. E ovviamente avrai notato che sto registrando questo video prima dell'approvazione di un Bitcoin Spot ETF. Magari quando questo video è fuori è già stato approvato, magari è già stato rimandato, rifiutato. E di conseguenza questo video potrebbe essere comunque molto utile per capire che cosa succederà in caso di approvazione. Quindi se è stato approvato sappiamo che cosa poterci aspettare. In caso di rifiuto invece possiamo aspettarci quando, se mai verrà approvato, questo scenario. In questi giorni, come nelle ultime settimane, la SEC ha continuato a fare elenchi e aggiornamenti per quanto riguarda dei depositi di richieste dell'ETF Spot Bitcoin. Per quanto riguarda altre istituzioni, abbiamo già avuto una possibile conversione e ticker nelle liste dei vari ETF. Questo è molto bullish ed è per questo anche che il prezzo è continuato ad aumentare in questo ultimo anno. Quindi vediamo proprio che cosa pensano e che cosa guarderebbero le menti più brillanti tra investitori e analisti del mondo rispetto a quello che ho appena detto. Considerando anche che BlackRock, come altre istituzioni, si sono già messe in lista, e questo adesso sta passando un po' più in sordina, per degli ETF spot riguardo ad Ethereum. E quello che può succedere magari e può impattare tutto il mercato delle criptovalute, non solo inerente a Bitcoin. Quindi vediamo un po' tutte le cose che sono uscite fuori da questa bellissima analisi. Sicuramente la visione di mercato che è uscita fuori da questa analisi è rialzista per Bitcoin e il mercato delle criptovalute, portando sicuramente una nuova affluenza di capitali al mercato delle criptovalute. Ci sono delle cose da considerare per quanto riguarda a che prezzo potremmo arrivare, ma alcuni analisti valuterebbero anche addirittura nuovi massimi storici. Sappiamo però che a livello di teoria dei cicli, e te l'ho spiegato in un altro video, te lo lascio nelle schede o in descrizione, se dovessimo fare un massimo storico prima di un certo tempo, quindi a livello ciclico, andrebbe a scombussolare tutto il ciclo dei 4 anni. Una cosa importante che vanno a considerare gli analisti è lo scenario stagionale statistico per quanto riguarda pre-halving, quindi quello che succede prima dell'halving, e quello che succede dopo l'halving, tenendo in considerazione ovviamente lo scenario di approvazione del Bitcoin Spot ETF. In periodi di pre-halving abbiamo solitamente una possibile fase di accumulo di Bitcoin, perché ovviamente le ricompense dei blocchi di Bitcoin andranno a dimezzarsi
e gli investitori vogliono essere preparati a un possibile rally. Quindi quello che vogliono fare questi investitori ovviamente è posizionarsi prima dell'aumento dei prezzi. Anche perché sappiamo che a livello stagionale e statistico, proprio dopo l'halving, vediamo solitamente un aumento dei prezzi di Bitcoin e del mercato delle criptovalute, ed è un notevole aumento. Per quanto riguarda l'analisi tecnica, perché può essere molto importante trovare dei livelli chiave per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, possiamo semplicemente vedere degli indicatori molto popolari che siano medie mobili. Si possono guardare diverse medie mobili come 100 periodi, 200 periodi su diversi time frame che possono essere settimanale, giornaliero, 4 ore, eccetera, eccetera. Stessa cosa si può fare per uno degli indicatori più popolari che è l'RSI, Relative Strength Index, per capire se siamo in situazioni e scenari di ipercomprato, ipervenduto, neutrale o tanto altro. E la stessa cosa per i livelli di Fibonacci, che mi piace tantissimo osservare per capire zone di ingresso ed uscita. Al momento attuale che sto registrando, una resistenza chiave che abbiamo a livello di Golden Level di Fibonacci è proprio poco sopra i prezzi attuali. Ma in caso dovessimo romperla con forza, poi potremmo tirare proprio un altro tipo di Fibonacci al contrario, per vedere in che fase potremmo trovare dei nuovi prezzi di ingresso o accumulo. Un'altra cosa interessante che non avevo considerato al 100%, ma che emerge da questa analisi, è proprio il fatto che l'approvazione di un Bitcoin Spot ETF porterebbe molta più liquidità nel mercato e di conseguenza abbasserebbe la volatilità che abbiamo su questo asset. E di conseguenza anche l'analisi tecnica potrebbe essere molto molto più interessante da osservare. Ti ricordo che se vuoi diventare un trader per davvero, abbiamo un percorso live in cui chiudiamo le iscrizioni il 14 gennaio. Se ti interessa iscriverti, c'è il link in descrizione, puoi anche prenotare una chiamata gratuita e riceverai anche un conto da $100,000 per fare trading. Vai a vedere perché le iscrizioni chiudono veramente tra poco. Un'altra correlazione molto interessante che andrebbero a guardare i migliori analisti del mondo e investitori sono proprio le correlazioni tra i cicli di mercato o le fasi di mercato durante un periodo elettorale, e questo si può poi traslare sul mercato delle criptovalute. Il fatto è che le criptovalute solo adesso stanno iniziando a diventare, o negli ultimi anni, un mercato più sano e forte. Prima era molto più incerto, acerbo, e non era osservato magari dai migliori analisti e investitori del mondo, e di conseguenza non abbiamo chissà che storico sul mercato delle criptovalute. Esiste da veramente poco, 15 anni, 14 anni. Quindi sicuramente delle cose interessanti che potremmo andare a vedere, e se ti interessa metti un like perché magari lo possiamo guardare proprio in un altro video, sono gli anni elettorali passati, che cosa hanno portato per i mercati e magari anche per il mercato delle criptovalute, e la stessa cosa si può vedere per le politiche monetarie in corso, perché ogni anno, ogni periodo ha una fase diversa, e sappiamo anche adesso che potrebbe immettersi nel mercato un po' di liquidità e di conseguenza anche gli asset di rischio come il mercato delle criptovalute potrebbero favorire e salire. È anche una cosa che coincide proprio con i cicli di halving. Quando abbiamo il ciclo di halving, solitamente nel mercato viene immessa della liquidità, storicamente è successo questo, e il mercato poi riparte. Ricordiamoci anche che un'accettazione dell'ETF spot Bitcoin durante un anno elettorale potrebbe essere vista come una cosa molto positiva a livello politico, perché andrebbe a suggerire una crescente accettazione e integrazione del mercato delle criptovalute all'interno del sistema finanziario tradizionale. Al momento abbiamo già visto che tantissime aziende stanno inserendo e accettando criptovalute come metodo di pagamento, ma è una cosa ancora molto lontana dai nostri standard quotidiani. Se vado per esempio all'iper, non posso comprare magari la spesa con Bitcoin, cosa che magari nei prossimi anni invece potremmo fare tranquillamente. Un'altra cosa ovviamente che potrebbero guardare e analizzare gli investitori e analisti migliori al mondo sono proprio gli scenari su Ethereum. Questa criptovaluta, se dovesse poi avere subito un'approvazione spot di ETF dopo Bitcoin, o magari un periodo in cui c'è FOMO da Bitcoin ad Ethereum, quanto potrebbe salire il prezzo? Fino a dove possiamo arrivare? Che tipo di trade possiamo fare magari per accumulare Ethereum? Magari proprio anche con i profitti che abbiamo fatto dalla crescita di Bitcoin. Al momento Ethereum è in una fase in cui sta accumulando da parecchio tempo sopra un supporto, e questa è una cosa molto molto interessante per quanto riguarda un pattern di accumulazione, per poi vederlo salire moltissimo, magari intorno ai $3,000-$3,500 in uno scenario di medio breve termine. Non parlo dei prossimi anni, nei prossimi anni potrebbe aumentare ancora e ancora di più come prezzo. Infine vediamo tutta la questione dei cicli. Proprio come abbiamo detto all'inizio, siamo in una fase tra l'anno di preparazione e l'anno di massimi storici. Sappiamo che a livello statistico stagionale potremmo avere un piccolo ribasso o grande proprio durante l'halving, ed è lì che poi accumuliamo maggiormente, ma anche a livello stagionale, seguendo il forecaster, vedo semplicemente un piccolo crollo nei 3, 5, 7 anni
alla seconda metà di gennaio, per poi avere un bellissimo rialzo fino a praticamente l'ultima settimana di marzo e poi continuare un ulteriore rialzo molto molto forte. Se ti interessa vedere quali criptovalute sto comprando per questa bull run, c'è in descrizione il Degen Journey. Sto dedicando $10,000 e vorrei trasformarli in almeno $100,000 solo con le altcoin. Abbiamo ancora il 95% di liquidità, quindi stiamo ancora aspettando i momenti migliori per la maggior parte delle criptovalute. Abbiamo fatto solo 7-8 ingressi per ora, veramente piccolini. Se ti interessa di osservarlo, ovviamente c'è il link in descrizione. Facciamo anche una live a settimana molto interessante di visione generale dei mercati più approfondimento dei progetti che stiamo seguendo o comprando. Ma tu cosa ne pensi di questo Bitcoin Spot ETF? Porterà un aumento dei prezzi nel breve medio termine oppure vedremo un ritracciamento? E quindi tutto l'aumento che abbiamo fatto negli ultimi mesi è proprio stato quello, il buy the rumors e poi abbiamo il sell the news. Compra i rumors dell'approvazione, vendi la notizia quando è approvato effettivamente. In descrizione ci sono anche gli exchange che utilizzo per fare trading e investimenti di criptovalute. Se vuoi dargli un'occhiata, supporti anche il canale e puoi ricevere dei bonus veramente interessanti come bonus benvenuto. Io sono Michael Pino, grazie mille per essere stato qui con me. Metti un like, iscriviti per non perderti altri video del genere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!